Sono in compagnia del signor Michele Arbizzani della Casearia di Sant'Anna, ma quali sono nel dettaglio le fasi di produzione del vero Parmigiano Reggiano biologico? Buongiorno e benvenuti alla Casearia di Sant'Anna, il Parmigiano Reggiano biologico si differenzia dal Parmigiano Reggiano normale, in particolare nella produzione del latte e a valle della produzione del latte. Ancora nella produzione di foraggi e cereali con cui sono alimentate le vacche e quindi si parte dai terreni coltivati secondo il metodo biologico senza nessun uso di fertilizzanti, di concimi chimici e i prodotti diciamo, dei terreni, quindi foraggi e cereali, vengono dati alle vacche e quindi nutrite secondo il metodo biologico e allevate in stalle prediposte e quindi costruite già secondo il metodo biologico per il benessere dell'animale producono il latte biologico che noi trasformiamo tutti i giorni in parmigiano reggiano. Una sottolineatura importante, il parmigiano reggiano viene fatto unendo quindi due tipologie di mungitura, ovvero la mungitura della sera e la mungitura della mattina. Questo cosa comporta? Comporta che il latte della sera viene scremato per affioramento, per cui per un processo naturale di separazione della panna che si separa dal latte scremato. Utilizzando quindi il solo latte scremato della sera insieme al latte intero della mattina otteniamo una miscela di latte con minor quantitativo di grasso rispetto ad utilizzare il latte intero come sono fatti diciamo, la maggior parte dei formaggi. Per questo il parmigiano si differenzia oltre che per il sapore anche per il contenuto di grasso che è molto inferiore rispetto ai formaggi che troviamo in commercio. Quindi questa miscela di latte viene inserita nelle caldaie e poi cosa avviene? Viene messa in, nelle caldaie, sono circa 1100 litri di latte da cui si ottengono due forme di parmigiano reggiano e per un circa 14 litri di latte per chilo di parmigiano reggiano, e questo anche porta all'alto contenuto di calcio che ha il prodotto, quindi a bambini, agli anziani, agli sportivi, a molte tipologie di consumatori, da questo latte fatto solo in una zona di origine particolare e nel nostro caso solo biologico, e in particolare anche di filiera, quindi ottenute solo dai tre allevamenti che forniscono il nostro latte, il latte viene lavorato, trasformato, caseificato e dalla caldaia affiorano le due gemelle, cioè le due parti di cagliata che diventeranno le due forme di parmigiano reggiano, che verranno poi eh, formate con un processo di formatura mediante delle scere, salate e poi verranno qui. A stagionare all'interno del magazzino per minimo 12 mesi e poi verranno messe a consumo generalmente tra i 18, 24 e anche 30 mesi di stagionatura, dopo il controllo che avviene a 12 mesi, la cosiddetta espertizzazione da parte del consorzio Parmigiano Reggiano. Vi è una, una cosa curiosa, quindi eh, nulla viene eh, buttato, viene diciamo, utilizzato tutto, a partire appunto dal caglio che eh, viene riutilizzato e quindi rimane in vita per il giorno successivo, ad arrivare al siero che viene utilizzato per altre lavorazioni. Ce ne vuole descrivere? Sì, in particolare il siero innesto è diciamo, la chiave del Parmigiano reggiano, è il prodotto che si ottiene dalla, diciamo, dalla casificazione. Che viene stoccato all'interno di contenitori appositi fino al giorno successivo per trasferire di giorno in giorno i microorganismi e l'acidità giusta per fare la caseificazione. Per cui non si utilizzano nessun tipo di eh, prodotti chimici, nessun tipo di eh, fermenti artificiali, ma solamente questo siero che di giorno in giorno si trasporta da un, da un, giorno, da un giorno dopo l'altro ed è. Quello diciamo vecchio di 800 anni, perché la tradizione del parmigiano deriva dal 1200 eh, e quindi questo siero si dice che quindi si trasmandi di giorno in giorno da 800 anni. Sì, mi viene da, da fare un parallelismo, un po' come avviene con il lievito madre o con l'aceto balsamico, quindi questa sorta di eh, tenere in vita un'eccellenza un tutta italiana. Sì, un sapore, una fermentazione, un prodotto tipico e ancora tradizionale come il parmigiano reggiano, ancora oggi, insomma. Sicuramente una fase fondamentale rappresentata dalla stagionatura. Quindi partiamo da un minimo di 12 mesi sino ad arrivare a quelle che sono le eccellenze, quindi arriviamo sui 36 mesi e oltre. Eh, dico bene? Certo. Il Parmigiano Reggiano ha una stagionatura minima di 12 mesi. Al dodicesimo mese un esperto del consorzio Parmigiano Reggiano compie l'espertizzazione che è un controllo che viene fatto sulla forma, sia dal punto di vista esterno, quindi dalla parte esterna che Ci sia una forma uniforme, che non ci siano nessun problema estetico esterno e anche nella parte interna, mediante il martello, viene sentito se ci sono piccoli strappi, fori, fori grandi, medi, eccetera. In base a questo viene eh, classificata la forma tra il parmigiano reggiano scelto, quindi la prima scelta, quella che poi si porta anche alle lunghe stagionature, il parmigiano reggiano mezzano, il prodotto diciamo da pasto più economico. E oppure una terza, una terza classifica che non è parmigiano reggiano, per cui il prodotto, la forma fatta fino a quel momento non è ancora parmigiano e non diventa parmigiano e viene avviato al consumo come formaggio da grattugio o formaggio da tavola, generalmente venduto fresco. Se invece vengono riscontrate delle anomalie entro i 12 mesi, cosa avviene della forma? Prima dei 12 mesi, se ci si accorge di qualche problema diciamo, precoce, allora la fauna viene generalmente eh, sbiancata, ancora prima diciamo, di arrivare ai 12 mesi, e quella non diventerà parmigiano reggiano. Eh, diamo dei consigli quindi al consumatore che si appresta ad acquistare il parmigiano reggiano. Allora, inizialmente quindi un eh, controllo visivo, e visivo lo si vede già a partire dalla crosta. Quindi diamo delle indicazioni, soffermiamoci su quello che si vede nella crosta del parmigiano reggiano. La crosta del parmigiano reggiano ha i classici puntini ed è proprio importante eh, per il consumatore verificare che ci siano presenti i puntini sul pezzo, quindi sul lato della crosta che noi chiamiamo scalzo, questa parte rotonda. Perché soprattutto ultimamente si è sviluppata la tendenza ad acquistare il prodotto porzionato in piccole eh, dimensioni, quindi 300 grammi, 200 grammi. E quindi mancando diciamo, la vista della forma intera da cui il salumiere taglia il pezzo, è importante verificare che sullo scalzo siano presenti questi puntini e chiaramente che sull'incarto eh, sul, del formaggio sia presente il logo del consorzio Parmigiano Reggiano, che è quello che ne dà la garanzia. Mentre per quanto riguarda la conservazione, ci sono degli accorgimenti che dobbiamo seguire per avere sempre il prodotto ottimale? Per la conservazione, il suggerimento principale è quello di acquistare il prodotto sottovuoto, che quindi ha una scadenza di solito di sei mesi. E quindi, quando si apre il pezzo, è sempre fresco, quasi come fosse appena stato tagliato dalla forma. E in più, quando lo si apre è, è diciamo, consigliato avvolgerlo prima di riporlo nel frigo in un tovagliolo, in un tovagliolo semplice di cotone non bagnato che consenta al prodotto di non asciugarsi troppo all'interno del frigorifero e soprattutto dall'altro lato di non fare muffa eh, nel momento in cui poi lo andiamo a riprendere il formaggio non sarà fresco come appena aperto dal sottovuoto ma di certo sarà meglio, sarà buono ugualmente. Dopo la cottura il parmigiano reggiano viene messo all'interno di fasce in plastica fino alla sera dove viene inserita la fascia marchiante che riporta le diciture del parmigiano reggiano per la DOP che sono eh, obbligatorie, tra cui il mese e l'anno produzione e la matricola del casificio produttore. Vengono poi eh, la mattina successiva le forme trasferite in fasciere di acciaio inox per dare la tipica forma arrotondata allo scalzo eh, del forno per poi andare nel salatoio dove c'è l'ultima fase diciamo, all'interno del caseificio prima della stagionatura dove il formaggio resta eh, all'interno di una soluzione di acqua satura di sale per 16 giorni eh, per raggiungere diciamo, la giusta consistenza e la giusta quantità di sale all'interno dopodiché si passa alla stagionatura vorrei soffermarmi sul sale che tipo di sale viene utilizzato in questo caso nel, nel vostro caseificio? Nel nostro case, caseificio si utilizza sale di miniera ricristallizzato, un sale particolarmente puro che si ottiene dalle miniere per soluzione, quindi mettendo dei getti di acqua. E il sale presente nel sottosuolo si scioglie, poi viene filtrato, centrifugato per poter ottenere il prodotto più puro che c'è in commercio come sale, per evitare che siano presenti residui, inquinamento e qualsiasi cosa possa derivare possa essere presente in questo sale. Un aspetto importante è rappresentato dalle certificazioni, quindi sia quelle volontarie che quelle obbligatorie, appunto aderendo al biologico. Ce le vuole raccontare? Certamente, noi abbiamo la certificazione eh, biologica che mh, ci, ci viene certificata da un ente di certificazione specializzato, secondo il regolamento comunitario 834, che è quello recente del 2007 in cui si è definito... Tutti il regolamento per l'applicazione delle norme dell agricoltura biologica, poi siamo soggetti alla certificazione del Consorzio Parmigiano-Reggiano, per cui che verifica tutte le fasi di trasformazione e vengono secondo il regolamento comunitario depositato da parte del consorzio stesso e poi abbiamo tre certificazioni volontarie. Per la sicurezza alimentare, che servono a garantire ai nostri clienti, ai nostri consumatori, eh, della sicurezza in cui, in cui, con la quale il prodotto viene proprio realizzato all'interno degli ambienti, che sono la certificazione IFS, la certificazione BRC e ISO 22.000, che definiscono quindi una serie, una, una serie di regole, più di 300 regole che devono essere necessariamente applicate ad un ambiente alimentare per evitare la presenza di contaminanti, per evitare eh, rischi di adulterazione del prodotto e quindi garantire la salubrità del prodotto eh, alimentare, e, diciamo, questo aspetto è molto importante, noi ci teniamo molto anche esportando molto del prodotto che vedete qui eh, all'interno del magazzino. Una sottolineatura importante ancora una volta a difesa del consumatore. Certo, la difesa del consumatore, della salute del consumatore, anche perché qui noi produciamo un prodotto alimentare. Siamo in un'azienda dove noi prepariamo il piatto per noi e per i nostri clienti e per i figli dei nostri clienti. E quindi è molto importante impegnarsi perché il prodotto che facciamo sia un prodotto sicuro e un prodotto in cui il consumatore possa contare.